Buon pomeriggio, come state? Cosa state facendo oggi? Se volete scrivetemelo nei commenti qui sotto. E nel frattempo io scrivo il messaggio di titolo che è Asia, due punti femminile. Singolare. Eccovi. Ciao, ciao Alcide. Ciao Silvia. Allora, fissiamo in alto ed eccoci, facciamo subito entrare la nostra ospite. Ciao Adriano. Ciao. Grazie. Allora, mentre aspettiamo che qualcun altro si aggiunga e soprattutto qualche ragazza si aggiunga, perché oggi la puntata è tutta al femminile su di te, volevo darvi due novità. E oggi, come vedete dai nostri background, abbiamo. E diciamo, io ho fatto un cambio di location e Tiffen, tu sembri in una località abbastanza esotica. In In Francia, nel Francia. Marocco. Benissimo. Per questo spero che, essendo all'esterno, non ci sia troppo vento, non ci siano troppi disturbi del microfono. Comunque, sono contento oggi perché sono a casa, sono tornato a casa. In Italia hanno permesso gli spostamenti per rientrare alla propria residenza e quindi ne ho approfittato. E poi sono un po' emozionato perché tu sei la prima ospite femminile e oggi ci parli di un viaggio molto interessante. Ormai a me mi conoscete. Comunque sono Larry Mondi, sono un entusiasta accompagnatore freelance e sono specializzato in tour in bicicletta, ma il viaggiare in bicicletta è anche una passione, prima di tutto. Per le domande avete la carta con il punto interrogativo in basso oppure nei commenti. Oggi scopriamo allora Tiffen dei Ciclolenti, che ci racconta della sua esperienza in Asia centrale. Dico bene, Tiffen? Esatto, sì, il viaggio Ciclolenti. E allora, da dove inizio? Inizio da quando ho fatto, diciamo, il primo viaggio, la prima avventura vera? Sì, parlaci di qualcosa che riveli il tuo carattere, dai. Dai, allora, la prima volta, diciamo, che ho vissuto una vera avventura era quando avevo 18 anni. In Francia, lo sapete, siamo famosi in Italia per quello, c'è sempre il sciopero. Sciopero per una cosa o per un'altra, questa volta non mi ricordo che cosa era, ma il fatto è che non c'era il mio treno. Avevo un appuntamento molto importante, andavo a un festival di musica a Bourges, mi ricordo, penso che era Rodrigo e Gabriella, non so se conoscete, che suonava e non potevo mancare questo concerto. E quindi ho deciso, va bene, non c'è treno, faccio autostop. E fu così facile e che poi fu l'inizio di tanti altri viaggi in autostop e poi un giorno in bicicletta. Ah, perfetto. E quindi da lì hai cominciato a viaggiare in bicicletta. E, che sia in autostop o in bici, cosa significa per te viaggiare? Per me viaggiare è proprio un senso di libertà. Di poter decidere quello dove voglio andare, cosa voglio fare, proprio il viaggio, quello non previsto, diciamo, più o meno. Poi c'è tante varianti, diciamo, del viaggio. Perfetto, ma alla fine il concerto ti è piaciuto? Sì, cioè, era bellissimo. Poi era ancora più bello del fatto che non ero sicura di poter arrivarci. Quindi quando ho ritrovato gli amici con cui avevo appuntamento lì è stato proprio una festa. Cioè, come
Un po' come l'hai visto tu, no? Vissuto tu, se arrivi in cima a una montagna, sei arrivato in bicicletta, la forza delle tue gambe, penso che lo vedi ancora più bello che se sei arrivato in macchina. Te lo godi, no? Non rimani 5 minuti a fare una foto, rimani, cioè, metti la tenda. è certo, ancora più bello quando l'incertezza ti fa dubitare della riuscita di qualcosa e poi invece alla fine ci riesci. E allora di che viaggio vuoi parlarci oggi? Abbiamo detto Asia centrale, ma se vuoi raccontarcelo brevemente, vai pure. Allora, diciamo che l'avventura cicloventi è iniziata in Europa, in Francia, per arrivare in Asia dal sud-est, ma non abbiamo tempo di raccontare tutto, allora ho scelto una parte che è il viaggio che è iniziato da Bishkek, capitale del Kirghizistan, fino a Chengdu in Cina. Perché praticamente questo viaggio era un viaggio in coppia. Poi è arrivato a Bishkek, Marco, il mio ragazzo, cioè, ha avuto un problema e ha dovuto tornare in Italia. E abbiamo detto: dai, cioè, tu continui il viaggio, e mi ha detto: appena a posto, ti raggiungo. E eravamo d'accordo su quello, e quindi ho deciso di continuare da sola. E alla fine, per 4 mesi, lui non mi ha potuto raggiungere. E quindi è stata l'esperienza di un viaggio da sola come donna in Asia centrale, che è un po' particolare. Diciamo che là la donna non è che si muove da sola, cioè è raro. Quindi è stata un'esperienza bellissima, anche perché in questi paesi molto spesso la donna, ha il suo mondo e l'uomo il suo. Essendo da sola, ho avuto accesso al mondo delle donne, di essere invitata dalle donne, altrimenti molto spesso eravamo come ospiti con gli uomini, e questo è stato forte, sì. Eh sì, assolutamente. E prima di entrare nel vivo di questo viaggio, di questa esperienza, vuoi dirci qualcosa di più su cosa ti ha ispirato a partire per il viaggio più grande e cosa sono i ciclo, cosa siete come ciclolenti? Allora, io sono ingegnere di formazione e a un certo punto la mia vita, non so, non aveva più gusto, non aveva più senso, e non mi andava di stare tutta la giornata davanti al computer. Diciamo tante cose che mi hanno detto: dai, ci deve essere altri modi di vita, altri modi di vivere. Poi avevo già voglia di viaggiare, infatti il mio primo lavoro di ingegnere era in Italia, così che ho imparato anche l'italiano. E poi quindi niente, anche Marco era un momento di crisi in Italia, non aveva più lavoro, era stato licenziato, e abbiamo detto: dai, partiamo, viaggiamo. La bici ci è sembrato un modo ottimo perché ti dà una certa indipendenza per muoverti, va abbastanza veloce ma non troppo. E in più, con una breve esperienza, diciamo, di vacanza in Puglia di 2 settimane, abbiamo visto che la gente anche ti guarda diversamente quando sei in bici, no? Perché c'è un certo rispetto che arriva con quello, perché ti dicono: sei arrivato alla forza delle tue gambe, no? Quindi c'è un contatto super facile che si instaura con la gente. E quindi siamo partiti così, senza sapere per quanto tempo. Ritmo lento, ciclolenti, diciamo, è così che è nato un po' il nome, e partecipare, diciamo, al ciclo del mondo, poi il ciclo la bici è lento, lentamente, in Italia lenti per voi sono okay, tipo gli occhiali come vedere il mondo, quindi riassumava un po' tutto il viaggio questo nome. Ci sono tante connessioni in una sola parola, bellissimo. E poi molto è sicuramente vero, io l'ho provato la prima volta, il primo piccolo viaggio che feci in bici anch'io, che non si ha il filtro di un casco come in moto, non si ha il filtro di un finestrino come in automobile, e quindi si ha solo la propria fatica e è vero che si viene accolti meglio dalle persone, ecco. Ti fanno i complimenti per il nome dei Ah, cicloletti, grazie. una bella Infatti trovata. non sto leggendo allo stesso tempo tutto. No, non c'è Grazie. problema, te li leggo Infatti, io.
Grazie. Anzi, ricordo che se avete domande potete scriverle nella chat. E d'accordo, allora. E se non avete tempo per le domande adesso, poi con ciclo lenti vi risponderò anche senza problema. Mi fa piacere. Assolutamente. Sì, ricordiamo che tu hai una pagina, che voi avete una pagina Facebook, Instagram, siete anche stati ospiti di TED Talks, dove? In Grecia, se non sbaglio. A Patras, perché in viaggio in bici incontriamo, cioè siamo stati ospitati anche di persone che, cioè per caso, organizzavano il TEDx, diciamo, e quindi 4 anni, 5 anni dopo ci hanno invitato. Ecco, dai, allora entriamo nel vivo di questa esperienza, nell'esperienza, o viaggio nel viaggio, e se ci vuoi raccontare cos'è stato per te più significativo di questo periodo da sola in Asia centrale. Allora, diciamo molto significativo, quindi ho parlato, diciamo, di questa parte dell'ospitalità anche delle donne, come, cioè, come un sostegno naturale che si crea tra le donne, anche se noi parliamo la stessa lingua. C'è anche stato un momento molto forte, diciamo un'immersione completa, era in Cina. Ho preso il treno con la bici per un po' di tempo perché avendo un mese di visto per attraversare la Cina da ovest a est è difficile. Quindi ho preso il treno e questo è stato anche interessante. Era un momento che era le vacanze e io non lo sapevo. Quindi arrivo per prendere un biglietto e mi dicono: no, c'è solo dei standing ticket. Sei un biglietto, ma sei in piedi. Io dico: va bene, va bene. E lui non ho capito perché non me lo voleva vendere. E ho detto: no, no, ma io devo andare, non, perché quando finisce questa vacanza, 2 settimane, non posso perdere 2 settimane, no? E volevo viaggiare, continuare. E quindi alla fine prendo questo standing ticket e mi ritrovo per 48 ore in un treno pieno, pieno di cinesi. E io, con tante persone che parlava solo cinese. C'era un posto praticamente per tipo 4-5 persone, quindi facevamo turni. Era una cosa, ma cioè, un'immersione completa. Finché, e quindi la gente mi faceva vedere caratteri in cinese pensando che anche se non lo parlavo potevo leggerlo, no? Non pensava che, pensavano che era impossibile leggerlo. Finché arriva un signore che subito va verso di me, ho scoperto dopo era tibetano e parlava inglese e lì è stato per 24 ore. Cioè, domande sulla mia vita, cioè, su tutto. E io vedevo questi cinesi che sputtano, che no, fanno cose con la gola. E poi ho pensato, ma per loro tutto questo è normale, no? Vivono così, no? E ho pensato ai cinesi che vengono a vivere da noi. Ho detto, ma che. Ho pensato che come per loro deve essere un shock culturale impressionante. Penso che noi non ce ne rendiamo conto. Quanti sforzi loro fanno per adattarsi a noi quando arrivano in Italia, in Francia. Quindi, sì, era come essere, capire che siamo sul stesso pianeta e possiamo essere così diversi. Non avevo immaginato così. Quindi questa esperienza, potete avere un attimo l'esperienza con me se andate poi su Ciclo Lenti, sui nostri video, c'è la parte della Cina e vedete un po' com'è il treno. Sì, e poi credo che anche all'interno della stessa Cina le differenze siano molto accentuate. Adesso tu avrai viaggiato solo in una parte della Cina, ma ci sono tante lingue, Allora, tanti aspetti sì. diversi della stessa cultura, no? Infatti è interessante vedere che proprio questo viaggio da Bishkek a Chengdu vedi tipo una sfumatura, no? Tipo un Sfumatura, sì. graduale, niente, piano piano di visi che cambiano, di abitudine, ma questo si fa piano piano. Molto spesso abbiamo l'idea che c'è l'Europa, c'è l'Asia. Invece no, c'è l'Asia centrale anche, ma anche tra Europa e Asia centrale non c'è frontiere, c'è la frontiera sì con le dogane, ma non è che c'è proprio, passi una frontiera tutto cambia, no? Le cose cambiano poco a poco.
Sì, quindi questa cosa anche andare a vedere questa frontiera virtuale che l'uomo ha immaginato era bello. Come se mi aspettavo, passando la frontiera, un grande cambiamento, che non c'è stato, tranne i caratteri cinesi. Quelli. E cosa scandeva il tuo tempo in viaggio? I minuti o i momenti? Più i minuti si potevano essere lunghi come potevano essere molto brevi, ma diciamo più sì, i tempi, il fatto di la mattina ti svegli, metti la tenda, cioè butti giù la tenda, tranquilli, metti tutto nelle borse, che man mano hai riuscito a trovare la maniera più ottima di mettere le cose, di organizzarle per sapere dove sono, le quattro borse che hai sulla bici. Questi momenti, sì, poi vai, pedali, la giornata può essere completamente diversa, ma poi di nuovo c'è un evento, sì, che capita, e verso, cioè prima di buio, un'ora prima, 2 ore prima, dove dormo stasera, dove capiterò chi vado a incontrare. E questo dipende da come era stata la giornata o in che mood cioè, ero. Poteva essere tanta ansia perché non so, sei in una zona molto popolata e dici, ma non troverò un posto tranquillo per la tenda, o al contrario, dici, ah sì, arrivi come per caso, a un momento inaspettato c'è un super posto, un super campo dove mettere la tenda o un posto vicino al fiume, come dove sono adesso, non so se si vede. E quindi lì è magico. Ma sempre c'è questo momento della giornata che sai che 24 ore arriverà di nuovo, ma era sempre interessante. E poi diventa un'addizione, non so come, no, come Una si dice, droga, una una droga, droga. una dipendenza. Sì. Sì. No, in effetti non si vede il fiume. Vuoi farci un attimo vedere dove sei? Perché è una Sono zona. a casa di mia nonna, che c'è il Ed è fiume lì. una zona molto interessante della Francia. Sono in una barca, a proposito. Ho trovato un posto tranquillo dove prende bene la rete perché non prende bene qua in questa zona. Quindi sì, sono nel Marais Poitevin, non lontano da La Rochelle, non so se conoscete, è una bellissima zona dove si mangia anche bene, tanto formaggio di capra. Ah, e poi puoi andare a fare qualche gita in barca, no? Sì, anche se mi hanno detto che qualcuno mi ha detto che era vietato, ma boh. Nessuno è venuto a controllarmi, non volevano forse buttarsi in acqua. Per inseguirti, esatto. Ascolta, hai parlato di tende, hai parlato di un posto da trovare prima dell'imbrunire, quindi tu non avevi proprio programma, cioè tu avevi la tua destinazione finale a distanza di giorni, ma ogni giorno decidevi al momento un po' dove fermarti a mangiare, dove fermarti a dormire. Sì, più o meno sì. Cioè dall'inizio del viaggio diciamo che era difficile l'inizio del viaggio perché abbiamo programmato un po'. E che quindi dove avevamo chilometri da fare nella giornata, gente da incontrare, e quindi era un po'. Sì, non sai mai cosa succede, no? Buca la camera d'aria, devi riparare, quindi. Se poi dici che devo arrivare là stasera diventa, cioè, stancante. È più bello, più facile andare e quando sei stanco ti fermi, metti la tenda. Questo è molto bello. Poi anche tante volte le persone ci hanno invitato, cioè, tipo sì, anche lì in Kazakhstan, no? Uno ti fa un segno, ti invita, sono le 2 del pomeriggio. Ti invita, non so, a bere del latte di camello, cioè, un'esperienza, non è che rifiuti, no? Allora ti fermi e finisci a passare la notte in quel posto. Ragazzi, mi sa che sta per piovere dove sono. Dai, vediamo, ma se mi vedete muovermi Mu velocemente perché sta piovendo.
D'accordo. Gli imprevisti delle pedalate e delle dirette. Sì. E quindi hai parlato di persone che ti hanno ospitato, che ti accoglievano. Ce n'è qualcuna in particolare che ha avuto più valore in questo viaggio? Una in particolare è difficile dire. Può essere sì, per esempio questa persona che cioè, mi ospita, dai, facciamo questa persona che Ne avrai arrivo in tante che non sai sì, quale infatti raccontarti. arrivo in un villaggio in Kazakhstan, cerco posto per la tenda, avevo bisogno di acqua, quindi mi fermo lì, era tardi. E vedo una moschea e lo so che è possibile per il viaggiatore anche fermarsi vicino alle moschee e mettere la tenda e così c'è l'acqua, c'è tutto. Invece lì quindi chiedo all'imam e lui subito mi fa no, no, ma sei da sola? Cioè mi fa capire, io dico sì, e subito mi apre una stanza dietro la moschea dove c'era quasi come un letto, la cucina, tutto e mi dà le chiavi. E mi dice a domani. Così. Cioè, proprio così. Sì, troppo spontaneamente gentile. E infatti, tanti mi chiedono: ma non hai paura? Non ti è capitato niente di brutto? E no, c'è più gente buona su questa pianeta che gente cattiva. E se ce ne sono che sono cattive, perché per incomprensione, secondo me, di certe cose. Quindi, sì. Ma una domanda che per esperienza personale, di cui per esperienza personale conosco la risposta, ma forse chi ci ascolta no. Quando parlavi di questi episodi con le persone che stavano a casa, che ti conoscevano, i tuoi amici, i tuoi parenti, che gli dicevi come ti ospitavano e come, cioè, non erano sorpresi, erano. Sapevano che sarebbe successo, erano contenti, le persone a casa. Di questo viaggio? No, in particolare sì, anche del viaggio, ma in particolare di come le persone dove viaggiavi ti accoglievano. Perché di solito c'è un po' una, almeno in Italia, ma magari non è così in Francia. C'è un po' una diffidenza nei confronti di certi paesi, di quello che non si conosce in generale. Ah, ok, sì, ma sì e no. Diciamo che avendo iniziato anche in Francia, in Europa, diciamo che la cultura all'inizio del viaggio era quindi la mia in Francia, poi in Italia, e anche la gente ci hanno ospitato e mi hanno ospitato, quindi hanno capito che era il nostro modo di viaggiare. Ma sì, infatti molto spesso la domanda veniva, ma poi è diventato più curiosità, tipo, ah, ma com'è dentro una casa, non so, kirghiz, com'è dentro la casa dei cinesi, come vivono? Si è più trasformato così, siano più tranquillizzati, penso. Molto bella. Sì. Molto bella questa trasformazione. E durante il viaggio, soprattutto il periodo che tu eri sola, c'era un qualcosa, un rituale, diciamo, che facevi in maniera ricorrente ogni giorno, ogni mattina. Sì, questo lo so che è anche una cosa che anche a te capita e altri, soprattutto le persone che si muovono sempre, anche per lavoro, le guide, è quel momento della la mattina dove non hai ancora aperto gli occhi e veramente sei perso, non sai dove sei, non sai quando aprirai gli occhi dove sarai, cosa ti circonderà. E quindi io prendevo, la prima volta è stato un shock quando mi è capitato. E poi ho preso l'abitudine anche di lasciare gli occhi chiusi, di cercare di veramente ricordarmi e allo stesso tempo fare tipo dei stretching, cioè nella tenda tranquilla e
sì, per risvegliarmi piano piano e anche godersi questo momento un po' particolare. E poi c'era il momento anche, no, apri gli occhi della tenda e lì fai il zip e dici, ah, cosa c'è fuori? Eh sì, perché Quindi poi ogni... sì, era un rituale. Sì, perché ogni... bellissimo questo momento al mattino, perché ovviamente tu ogni giorno eri in un luogo diverso, ogni settimana avevi macinato chilometri in bicicletta e quindi tutto cambiava attorno a te, davvero ogni ora, ogni giorno, ogni istante. Sì. Bellissimo, sì. C'è una domanda di Luisa. Che ti leggo, l'emozione più forte che hai provato durante i tuoi viaggi? Sì. L'emozione più forte? Diciamo che allora mi viene subito in mente il fatto anche del contrasto del viaggio da sola e il viaggio in coppia o con amici, perché poi dopo anche ho viaggiato dei pezzi del viaggio con amici prima che Marco tornasse. E quel vivere un momento, per esempio il passaggio di una frontiera dove tu sei da sola, dove è forte, è bellissimo, senti questa gioia, no? Arrivi davanti a un paesaggio bellissimo. Te lo vivi forte, bello, cioè stai proprio un momento di pace completa. E questo è unico e penso che si sente di più quando sei da solo. Ma allo stesso tempo, quando arrivi di nuovo, non so, sei con un'altra persona davanti a un posto bellissimo, c'è una cosa diversa. Non forse hai tutto questo, diciamo, vuoto, grande, bello, ma condividi la bellezza del momento, e questo anche posso dirlo, mi è mancato anche un po' viaggiando da sola, il condividere, perché la bici, no? Forse con un cavallo, se viaggiavo a cavallo sarebbe stato forse un po' diverso, ma la bici non mi comunicava poco, cioè. Sai, Tiffen, mi stai facendo tornare in mente tanti ricordi dei miei viaggi in bici, dei miei viaggi in bici, perché sono d'accordo, ho provato emozioni simili, sia in solitudine che in coppia, in compagnia, una sorta di complicità della condivisione quando si viaggia in due o in gruppo. Poi se il gruppo è troppo numeroso cominciano a esserci complicità del prendere decisioni, che è più complicato, più si è, più è complicato, però nella solitudine anche di luoghi naturali, soprattutto in momenti particolari della giornata, quando si è da soli davanti chi lo chiama creato, chi lo chiama paesaggio. E si percepisce la nostra posizione forse all'interno di tutto l'universo, ecco. Sì. E tra le emozioni ci sono gli uccellini che si sentono dai nostri due luoghi di connessione e ci ringraziano perché chissà, forse qualcuno era un po' che non li sentiva. Vero. Io sono molto curioso di questo discorso di viaggiare da sola in un paese dove c'è appunto una forte differenza, una forte divisione di genere, giusto? E se riesci a descrivercelo un po' di più, perché a me non è mai capitato e sono sicuro che molte ragazze che ci ascoltano, chi sta arrivando adesso, sono curiose di saperlo. Ok, allora dai, facciamo un salto in un altro pezzo di viaggio dove ero da sola in Vietnam, sempre in bici, dove quindi arrivo in un villaggio, cerco un posto e lì c'era più donne che stavano, non so se stavano preparando cibo davanti a casa e faccio capire dove posso dormire.
E all'inizio mi dicono: no, tipo, non c'è posto, mi fanno capire che no, o non capiscono. Poi a un certo punto mi fanno tipo così: uno, sì, uno, non c'è nessuno che arriva, guardavano la strada dietro, non c'era nessuno. Dal momento che non ho capito che ero da sola, mi invitano a casa loro. C'era bambini dentro, marito, e tipo la casa di Vietnam, in tante case ho visto c'è un'unica stanza grande, dove in una parte fanno un fuoco per cucinare, dall'altra c'è un letto e una parte che serve di bagno, ma cioè, è solo una stanza. A quel momento entro, il marito mi saluta, se ne va. Poi il marito non l'ho più visto fino all'indomani. Ho detto, bah, forse perché sono qua e è andato a dormire fuori, mi sentivo un po' male, ma boh. E quindi la signora mi prepara qualcosa da mangiare così subito, cioè senza che chiedesse nulla, allora butto della mia borsa anche cibo, cose, condividiamo, i bambini arrivano per mangiare e poi a un certo punto dico, boh, forse adesso vogliono dormire, no? Allora lei prepara il letto, i bambini vanno a dormire e a un certo punto arrivano tante altre donne. Penso tutte sue amiche, con delle bottiglie Ah. bianche, cioè, cose bianche, e dico, ma cos'è questo? Era trasparente. E lì inizia una serata con alcol di riso, tra donne. Cioè, proprio inaspettato, è molto bello, e quindi si è iniziato a ridere, dopo due o tre bicchieri, l'hai buttato fuori dei vestiti suoi, perché nel nord del Vietnam sono tante delle etnie e quindi portano ancora molto il vestito tradizionale per differenziarsi tra le diverse etnie. Si dice Sì. etnie o etniche? Sì. Sì. E quindi è molto bello, veramente bellissimo, al nord di Hanoi, verso la frontiera cinese. E hanno iniziato a darmi dei vestiti e a trasformarmi, farmi provare i diversi vestiti. Ma cioè, una serata bellissima. E so che questo solo in viaggio di donna, da sola si può sperimentare, quindi sii forte. Un giorno spero tornare lì. Porterò dei vestiti tradizionali del Marais-Poitevin, della mia regione, anche se nessuno li porta più, solo per qualche festa tradizionale. Bellissimo. Vediamo. Abbiamo una domanda adesso da Silvia che chiede, guarda, te la mostro sullo schermo. Quali reazioni dalle donne di paesi in cui la donna ha delle possibilità limitate? Quali reazioni dalle donne nei paesi in cui la donna ha delle possibilità limitate? In senso di vedere che stavo viaggiando da sola? In senso di paesi dove la donna magari è ristretta ad alcuni spazi, è ristretta a vivere la vita in spazi che può essere casa e magari fuori si deve vestire e comportare in un certo modo e che reazioni hanno avuto, credo, nei tuoi confronti quando sei arrivata e quando. E siccome ti vedevano che viaggiavi da sola. Allora lì c'è tante reazioni, cioè, diverse. C'è chi proprio non capisce che io non, cioè, che dove è il mio marito? Cioè, per forza era dove è il tuo marito? Ma com'è possibile? Cioè, come non era possibile che ero una donna quasi? Cioè, mi è già capitato che mi dicono, ma tu sei una donna. Cioè, e non è che avevo i capelli lunghi, sembrava, cioè, anche se era un po' vestiti sportivi, si vedeva. Pure tipo in Iran portavo il velo, perché lì tutte le donne devono portare il velo. Ma me lo chiedevano comunque, ma sei una donna? Talmente non era possibile, non immaginabile. Poi ho avuto anche il caso di una donna in Kazakhstan che proprio ho visto che per lei era come una cosa che non, cioè che gli piacerebbe, ma che non era possibile. E lei parlava bene inglese, quindi è stato molto interessante che mi poteva spiegare più in dettaglio e mi diceva, è la mia cultura. E la mia cultura è così, devo stare lì, devo servire la mia famiglia. Lei viveva con i suoi, cioè la famiglia del suo marito.
Quindi si vive così, quando una donna si sposa va a vivere a casa del suo marito e diventa tipo quella che deve servire i genitori del marito, i fratelli e sorelle del marito se vivono ancora lì, tutto. E da loro io la volevo aiutare tipo per fare cibo, tutto, lei mi ha detto no, 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 non lo fare perché altrimenti vuol dire che io non sono in grado di farlo agli occhi degli altri. È una vergogna proprio per la famiglia. Quindi, e quando sono partita, lei ha detto per favore non mi dimenticare, perché mi aveva potuto dire delle cose che era vietato condividere intorno a lei. Il più forte è che lei non, cioè, era l'unica parlando inglese, gli altri non capivano, potevamo parlare, perché lei aveva un po' lavorato per un'azienda locale, quando diceva tedesca, dove parlava inglese prima di essere sposata. E penso che anche quello, avendo avuto anche colleghi, altre persone, diciamo, di paesi dove la donna più, come si chiama, liberta, conosceva. Quindi chi conosce, forse poi un po', direi, ne può un po' soffrire volendo. Ma allo stesso tempo non penso realmente che c'era sofferenza da parte sua, perché allo stesso tempo diceva, è la mia cultura, è il mio posto, dove devo stare? Perché sono cresciuta così, amava il suo posto, il suo paese, la famiglia, quindi. Ecco. Bella questa visione, questa condivisione e visione dall'interno di questo regalo che questa donna ti ha fatto, raccontandoti quello che non si potrebbe raccontare. Sì. Sì. Dopo questa domanda è un po' difficile andare avanti per me. Diciamo, ci sono stati, quindi tu mi hai detto che lei era da un lato orgogliosa della sua cultura, dall'altro si sentiva limitata nel suo ruolo. Ci sono stati altri episodi, altre donne con cui hai parlato che magari avevano il desiderio di cambiare la propria, il proprio, lu, la, il pro, la propria posizione nella società. Ah, dai, allora facciamo Mehan, poi gli devo mandare quella diretta quando sentirei il suo nome. Sì. Lei era in Vietnam, ma lei già aveva fatto un passo, diciamo, nel senso che aveva già un po' detto alla sua famiglia, tipo lei aveva 26-27 anni e a questa età devi essere sposata, no? Cioè, in Vietnam, no? Devi essere sposata, avere già due o tre figli. E lei già aveva detto di no perché voleva studiare, voleva cioè lavorare, e l'ho incontrata perché lavorava per un NGO, un'associazione che aiuta i giovani di strada che hanno problemi tipo a studiare per poter fare un altro lavoro. A proposito, è un'associazione che abbiamo sostenuto durante il viaggio che si chiama Life Project for Youth. Un progetto per giovani, Per la vita per la dei giovani, life, ecco, sì. esatto. E quindi lei aiutava questa associazione, lavorava per loro. Ma ogni volta che tornava a casa, i genitori cominciano: no, dai, devi sposare, trovare un marito. E lei, dal momento che ci siamo incontrati, ha detto: no, ma un giorno io voglio viaggiare in bicicletta, voglio attraversare perché già tu conosci meglio il mio paese che io, perché hai già attraversato in bici, hai conosciuto, cioè, tanti posti. Poi ha detto: avendo anche famiglia e amici un po' in diversi posti del Vietnam, per me sarebbe ancora più facile che per te. E tipo 3 anni dopo che l'ho incontrata, mi sa più o meno, ricevo un messaggio di lei che mi dice: Tiffany, ok, adesso sono pronta. Aiutami, voglio trovare la bici, che cosa mi serve, tutto, e quindi l'ho aiutata e ha fatto, a quel momento
fatto un pezzettino di viaggio così in bici perché stava in Filippine, sempre per la stessa associazione a lavorare, e ha fatto un pezzo di bici in Filippine e poi in Vietnam, tutta una parte, proprio grande, bellissimo. Incredibile, Sì. grande. Proprio, sì, no, veramente, cioè, non ci credevo quando ho visto il messaggio. Si è fatto un bellissimo viaggio. I primi giorni mi mandava messaggio, ma ti fenne, è normale che ho così male al culo? Sì, è così come fare i bici i primi giorni. Tutto a posto, tutto normale, aspetta una settimana, andrà meglio. Eh sì. Conosci anche questo. Sì, la scorsa puntata credo ci stia ascoltando, c'era Adriano che ci ha consigliato una crema infallibile da mettere tra Sì. il pantaloncino e la sella, diciamo, per prevenire dolori e cose peggiori al fondoschiena. Ok, mi manderai, voglio Quindi. sapere che cosa è questo. Eccolo, infatti, ciao Adriano, lo Ciao saluto. Adriana, ho sentito il tuo messaggio per sapere che cosa è questa crema. Tra l'altro è un collega. Benissimo, benissimo. E allora hai parlato di questa ONG, associazione non governativa. Quindi tu ti consideri una viaggiatrice attenta alla solidarietà e alla sostenibilità, giusto? Sì, diciamo che non è stato ancora più forte man mano che stavo viaggiando, di prendere cura di non avere impatto sulla natura, tipo di lasciare il posto dove avevo dormito con la tenda pulito come l'avevo trovato, poi anche di cercare di mangiare anche solo cibo locale. Tipo di non andare lì a comprare queste bevande internazionali, non di cercare, anche perché è così interessante, non è più bello bevere il latte di cammello che la Coca-Cola, no? È quindi buono? È molto buono? mi piace, se ti piace un gusto un po' forte, quindi se ti piace tipo il formaggio un po' forte, ti piacerà anche quello. Sì. Quindi sì, penso essere attenta, poi non siamo mai abbastanza attento. Diciamo che anche mi è capitato di dover un momento nel viaggio tornare in Francia, ho preso l'aereo, è stata anche una decisione difficile, non volevo fare, poi devo farlo, sono tornata. Ma sì, penso che è anche nella nostra vita, oggi, di tutti i giorni, penso che è importante, per esempio, mangiare locale. Fai vivere la gente del posto dove sei, limiti l'impatto anche per il trasporto, che ti metti se compri una cosa che viene dall'altra parte della terra. Quindi sì, è molto importante quando si viaggia di cercare di essere, di avere meno impatto, secondo me. E quello viene anche. Il fatto di viaggiare in bici anche è stato cioè, una scelta, per avere zero impatto. Poi vabbè, mangiamo tantissimo quando pedaliamo, quindi forse alziamo il consumo di cibo. È vero, mangiamo tantissimo, ma consumiamo, immettiamo nell'atmosfera sicuramente meno inquinamento che altri mezzi di trasporto, dai. Diciamo Sì. che c'è sempre una necessità e un ricambio di energia nel mondo, cioè gli stessi alberi raccolgono scarti e producono nuova vita e noi tendenzialmente non siamo proprio efficienti dal punto di vista fisico, Sì. però facciamo il possibile. Una cosa anche importante, prima che partivo per il viaggio, una mia cugina mi ha consigliato tipo un sapone tutto naturale a base di argile, che serviva per i capelli, per il corpo, per tutto. E questo è stato veramente perfetto, perché mi sono lavata anche nel mare, nei laghi, e
e con questo sapone di argille, ma, cioè, lasci solo un po' di argille dietro di te e sudore. Sì, sì. Io nella mia ultima esperienza in Nuova Zelanda mi sono attrezzato con un sapone che non liquido, però un sapone che non danneggiava l'ambiente in caso fosse finito nella, diciamo, in acqua, nei laghi, biodegradabile, diciamo. Sì. E poi ho fatto una cosa carina, se la vuoi come idea per il prossimo Natale, non lo so, è ancora un po' lontano, però ho regalato a parecchie persone che conoscevo, insomma amici e parenti, uno spazzolino di bambù, sì, uno spazzolino da denti. Io ho preso, ho provato Brush with Bamboo, che da poche settimane adesso produce proprio spazzolini completamente biodegradabili anche nelle setole. E diciamo, è un oggetto che si può portare anche in viaggio e sicuramente fa comodo, anzi, è necessità. Sì, c'è anche la bici in bambù, sai? Sì, è vero. L'ho trovato oggi mentre navigavo su Instagram. Ho trovato la Bamboo Bike, sì. È bella? Bella, sì. Quando stavo anche in Vietnam, incontrò a Ho Chi Minh City una coppia di francesi che vivevano lì e si stavano preparando a tornare in Francia in bici, in tandem, e stavano facendo fare un tandem in bambù. Figo. Bellissimo. Se riguardo ai saponi, Silvia dice anche il Marsiglia, che è della tua nazione, sì, no? Bisogna trovare il vero Marsiglia, perché ecco. Oggi c'è chi scrive saponi di Marsiglia, bisogna guardare cosa c'è dietro. È vero? Sì, Silvia. È Bravo. difficile anche trovare il vero Marsiglia adesso. Eh sì. Andiamo, se ti va, verso la conclusione di questo tuo viaggio percorso. Abbiamo ancora una decina di minuti a disposizione. Ti chiedo, al tuo ritorno, no? Hai trovato qualcosa di cambiato a casa e tu ti sei sentita cambiata in qualche aspetto? Perché è stato un viaggio molto lungo, giusto? Sì. Allora, più diciamo al confronto delle persone che mi conoscevano, e infatti tornando ai posti conosciuti prima della partenza, che mi sono vista cambiata, mi sono sentita cambiata, ma altrimenti non mi sentivo tanto cambiata, ma quindi lì era confrontarsi a quello che ero o avevo prima. Diciamo molto più sensibilità, tipo anche questo posto dove adesso sto per il confinamento con mia nonna, che è un posto dove sono cresciuta, l'ho visto molto diverso, quindi mi sa che si sviluppa nel viaggio una sensibilità molto alta, anche sviluppiamo l'intuito, no? Cioè, mi capita molto spesso di sentire no, questa cosa non la devo fare adesso, e poi si rivela che infatti era meglio che non la facevo, no? È molto difficile perché non sembra, cioè per la mia mente è un po' di ingegnere molto scientifica, non è molto razionale, possiamo pensare. Invece, no, diciamo, ci avviciniamo più a quello, diciamo, la categoria animale. Diventiamo gli animali Sì, dopo tanto tempo, il viaggio nella natura. Quindi quello sì, mi è cambiato molto. Poi vabbè, anche la maniera di vedere come viviamo in Francia o in Italia, in Europa, che sottovalutiamo molto il nostro impatto sul resto del mondo, no? Tipo in Indonesia la deforestazione dovuto alla piantazione per l'olio di palma, che poi bruciano gli alberi perché non producono abbastanza e quindi fanno un inquinamento incredibile, giusto perché abbiamo deciso ormai di mettere i biscotti dall'olio di palma invece che il burro
per esempio nella mia regione che usiamo, si creano veramente dei danni, quindi anche quello ero ancora più attenta poi al ritorno. Oh, oh, sì. E vorresti condividere con soprattutto le ragazze che ci ascoltano, ma anche gli altri viaggiatori, vorresti condividere con loro un insegnamento da questo viaggio? Una cosa che hai imparato, che prima non sapevi? Sì, allora, legato a quello che voglio, che ho appena detto anche. Poi, se insegnamento nel senso insegnamento anche per chi vuole viaggiare e partire, sarebbe su il fatto di, ok, volete viaggiare, sapete forse da quando a quando, non sapete ancora la fine, che è ancora media, consiglierei di non programmare, perché quando non si programma troppo, siamo pronti a cogliere quello che può succedere nel viaggio. Quindi, sì, quello sarebbe l'insegnamento più grande, accettare il sconosciuto. Poi penso che state tutti imparando, anche se non avete avuto la possibilità di viaggiare prima, a farlo con il confinamento, dove per la prima volta, penso, da tanti anni nel mondo, tante persone non sanno come sarà domani. Cioè, non sappiamo esattamente, cioè non possiamo più programmare, dire eh sì, fra 2 settimane prendo il biglietto, tag, vado là, no, è tutto cambiato, quindi anche stiamo tutti facendo un viaggio che ci fa imparare tanto questo confinamento. Sì. E tu come stai viaggiando quindi in questo confinamento? Cioè adesso che sei lì, come ti stai più che altro passando il tempo? Ecco. In questa bella barca? No, allora, interessante stare con mia nonna, perché sto facendo un vero viaggio nel passato, nella storia della mia famiglia, nel capire questo posto dove sono, quindi è un viaggio nella storia della famiglia, diciamo. È così che ho viaggiato molto. Ha 91 anni mia nonna, quindi ne ha di cose da raccontarmi. Ecco, quindi quello è il mio viaggio di questi ultimi mesi. Bellissimo, bellissimo. E Ciclo Lenti ha qualche novità? Ha qualche cosa che sta facendo in questo momento? Qualche progetto futuro? Allora, progetti di viaggio, proprio anche visto il periodo di confinamento, proprio niente. C'è una piccola idea di viaggio a cavallo, qualche parte che vogliamo realizzare, ma questa è un'idea lontana. Poi altrimenti ultimamente, quindi Marco ha fatto il montaggio delle nostre video, e poi chissà, forse un libro un giorno, chissà, non lo so. ma per i fatti di esperienza di viaggio siamo un po' fermi, stiamo ancora digerendo il viaggio di 3 anni e 3 mesi. E già di quello i ricordi sono tantissimi. D'accordo, Tiffany, sì. Grazie. Grazie mille. Grazie a te, Alain. Mi è stato molto piacere essere invitata sul tuo canale. Magari ci rivediamo a parlare di un tuo viaggio a cavallo e in futuro, chi lo sa. Perché no? O altrimenti quando ti farò un'intervista a te sul tuo viaggio. Perché no? Mi farebbe molto piacere. Nel frattempo, mentre aspettiamo nuove avventure, nuovi incontri, io invito a visitare chi ci ascolta a visitare la vostra pagina dei Ciclolenti, ciclo con la Y, e noi ci rivediamo con un altro viaggiatore o un'altra viaggiatrice che verrà svelato o svelata giovedì prossimo.
Invece il nostro appuntamento sarà venerdì, stessa ora, stesso canale, 17:30, Flywheel Effect. Un abbraccio, Tiffen. Speriamo un di vederci presto. A tutti. Grazie per anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato. E a presto. Grazie. Ciao. Ciao, grazie buona serata. Ciao. Ciao.